stasera un concerto speciale nella rassegna di A Vigevano Jazz e abbiamo assistito alle prove. Un concerto, diciamo, in memoria di Duke Ellington, per ricordare Duke Ellington, interpretato dalle parole del grandissimo attore Tullio Solinghi, che è qua con me. Buonasera, Tullio. Buonasera, buonasera. Interpretato da me e da un'orchestra meravigliosa nella quale sono immerso, insomma. Ecco, che è la città, l'orchestra città di Vigevano. Esatto. E l'orchestra di Garbagnate, e diretta da Gabriele Comiglio, che è qui dietro le quinte, Gabriele, nascosto, venga, e da Caterina, venga. Ecco, li vogliamo qui appena arrivano. Vieni. Let's go. Eccoci qua Gabriele, buonasera. Caterina, buonasera. La vocalist, buonasera. E il direttore artistico. Buonasera, Gabriele. Buonasera. Ecco, io volevo chiedere innanzitutto a Tullio se è la prima volta che viene nella nostra città e come interpretare la voce del grandissimo Duke Ellington, l'emozione. No, in teatro ci sono già venuto, anche credo un po' di anni fa con una bisbetica domata. 2006. Perché c'è il manifesto? Dicevo, che memoria! L'ha aiutato il manifesto. No, interpretare Duke Ellington è una cosa meravigliosa. Io non devo pensare che sto interpretando Duke Ellington, perché sennò mi sentirei inadeguato e non all'altezza. Però, diciamo, quando l'amico Gabriele mi ha fatto questa proposta, mi è piaciuta subito, al di là poi del definire bene i passaggi, le cose, però insomma già l'idea di per sé era meravigliosa, anche perché poi il tutto era accompagnato dalla meraviglia della sua musica. Ma è nata la passione del jazz o ero già appassionato di jazz? No, io sono appassionato non dell'ultimo jazz, ma di quello dell'epoca di Ellington. Sono innamorato folle. E la musica per Tullio cosa significa? Tanto, significa tanto. Io parallelamente a questo faccio anche un'altra serata Mozart, quindi con un autore nato qualche anno prima di Duke, per dire che cioè, dalla musica barocca al jazz sono assolutamente trasversale. Grazie mille. Gabriele, Caterina, siete prontissimi? Noi siamo, come sempre, siamo molto pronti. L'emozione? Grande emozione, una occasione unica e irripetibile, perché questo spettacolo è stato creato apposta per questo festival. So che ci sono molte aspettative e noi saremo senz'altro all'altezza. Caterina? Sei molto felice di cantare questo programma, che è molto divertente, molto bello. Grazie mille Tullio. Grazie a voi.